video presenta i componenti dei pannelli LED di Trilmedia e vi spiega come ottenere la resa migliore con diversi fogli plastificati e pellicole. Questo processo è identico per i prodotti della famiglia VEN1 o VEN2. I pannelli di Trilmedia hanno due facciate e sono composti da tre elementi. Grazie al nostro logo potrete facilmente individuare il lato anteriore o posteriore del pannello. Sulla parte anteriore, visibile dall'esterno della vetrina, il logo di Trilmedia si trova nell'angolo superiore destro se esposto orizzontalmente. Se invece esposto verticalmente, il logo si troverà nell'angolo inferiore destro. Le cornici del pannello possono essere di colore nero, argento o cromato. Sul lato posteriore, visibile dall'interno della vetrina, il logo di Trilmedia si trova nell'angolo inferiore destro se esposto orizzontalmente. Se invece è esposto verticalmente, si troverà nell'angolo superiore destro. La cornice posteriore può essere nera o bianca. La parte centrale è più spessa e contiene i componenti dell'illuminazione del pannello. È la parte retroilluminante. Delle immagini possono essere inserite nei compartimenti di entrambi i lati. Per il lato posteriore fate scorrere il vostro dito indice sull'apposita scanalatura presente e tirate leggermente la cornice posteriore a calamita fino a 2/3 del suo contorno. Per la parte anteriore fate scorrere il pollice sull'apposita scanalatura e spingete leggermente la cornice fino a 2/3 del suo contorno. Dal lato anteriore, insieme al pannello, viene consegnato un foglio trasparente di protezione che deve essere obbligatoriamente inserito tra la vostra stampa e la cornice anteriore. Se stampate il vostro contenuto sui fogli backlight da 125 grammi, allora questo foglio trasparente deve essere inserito tra la stampa e la parte centrale del pannello. Dal lato posteriore i pannelli vengono consegnati con un foglio oscurante che permette di illuminizzare la parte anteriore. Se desiderate illuminare entrambi i lati contemporaneamente, una pellicola che diffonde la luce, disponibile in aggiunta, deve essere inserita al posto del foglio oscurante tra la stampa e la parte centrale del pannello. Questa pellicola permette di aumentare la luminosità del 40% sulla parte anteriore e di nascondere i puntini. Una coppia di cavi intermedi di 4 cm è fornita con ogni pannello per permettervi di collegare gli schermi tra di loro. Per i pannelli di formato superiore, una chiave Allen e delle viti sono fornite per rinforzare i fissaggi. Questo set è venduto separatamente per i formati più piccoli. Per qualsiasi domanda, Trilmedia resta a vostra disposizione.